Massimo Patelli, 51 anni, è morto sabato in un incidente durante la regata della classe Ilka Master nell'ambito della settimana velica internazionale 2022 che si è svolta davanti alle coste di Livorno. Secondo quanto ricostruito, il 51enne di Cattolica si trovava sulla sua barca a vela quando, per motivi ancora da accertare, sarebbe stato colpito violentemente alla testa dal boma, la trave che sostiene la base della vela, e avrebbe perso i sensi finendo in acqua. Soccorso e stato a bordo da un'imbarcazione degli addetti alla regata, è stato trasportato subito a riva, dove è stato preso in carico dai sanitari del 118 presenti sul posto, ma purtroppo per lui ogni sforzo si è rivelato vano. Tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo la notizia della prematura scomparsa del velista, membro del circolo velico di Cattolica.